che per i legami personali che mi legano, cioè qui dove sto arrivando anche coinvolto in questa associazione. E questo è un momento di grande stanchezza perché è finito il semestre, abbiamo avuto l'impegno annuale della nostra associazione che ci ha impegnato molto, però ci tenevo molto ad essere qui. Per sottoporvi la tragedia di un uomo al quale non interessa quello che sta per dirvi, cioè a voi interessa l'economia, ma a me no. E in particolare non mi interessa il tema dell'euro, del quale voi probabilmente desiderate o vi aspettate o auspicate, in particolare lo auspica il cortese moderatore al quale darò tanti dispiaceri oggi che io parli, e non mi interessa questo tema per un motivo tautologico, perché non è interessante. E non è interessante questo tema per un motivo che Paolo Becchi, il quale fa finta di non essere un economista, ma ha chiarito i dettagli economici della questione molto meglio di uno qualsiasi dei miei colleghi estratto da un'urna casuale. Il dibattito sull'euro in economia non è mai esistito. Tant'è vero che chi è sui social, e se sono qui è solo perché esistono i social, è solo perché quindi ho potuto interpretare con la mia personalità, quella che avevo a disposizione, se ne avessi avuto una migliore la usata per vostro rispetto, allora mia, ho potuto utilizzare questi mezzi per creare un dibattito che non c'era e sfidando The Bocconians su Twitter abbiamo potuto appurare un dato incontrovertibile, ovvero che non esiste alcun articolo scientifico che sia passato per una rivista referata di alto profilo che sostenga che l'euro sia un esperimento opportuno, positivo, auspicabile. Non, questo non è mai stato sostenuto da alcun economista e anzi, non mancano, e chi mi segue lo sa, non mancano fino addirittura dal 1957, quindi chi avrà la bontà di leggere il tramonto dell'euro, chi l'ha fatto già lo sa, non mancano avvisi estremamente autorevoli pubblicati sotto riviste estremamente prestigiose e quindi sottoposti al controllo della comunità scientifica, non mancano avvisi dell'esatto contrario, cioè che quella dell'euro sarebbe stata sotto il profilo economico una catastrofe. Quindi se vogliamo discutere dell'euro dobbiamo farlo sotto il profilo politico, che non significa non essere scientifici, si potrebbe anche, non sotto il profilo delle opinioni politiche. Come a me non interessa la mia opinione, non mi interessa neanche la vostra. La rispetto, ma non mi interessa. Voi potete pensarla come vi pare, l'euro cadrà, quindi questo argomento ovviamente non è in discussione, non è oggetto di discussione, ma esiste una scienza politica. E poi possiamo magari affrontarlo sotto il profilo culturale. E anche qui non si tratta di opinioni. La seconda opinione alla quale partecipo oggi, la prima era una riunione totalmente diversa, a porte chiuse, di intellettuali cosiddetti di area. Sapete che l'area è normalmente il prodotto di una base per un'altezza, ma io lì ho visto pochissima base e oggi rari sprazzi di altezza, però devo dirlo, perché normalmente lì non ne vedevo. Di sinistra italiana che si univa in una sala del PD per parlare male del PD senza avere capito esattamente che cosa il PD ha fatto di male all'Italia. Era una situazione un po' pirandelliana, ma io cerco di sempre di cogliere il lato umoristico, insomma, delle vicende nelle quali vengo coinvolto. E quella relazione è stata aperta dall'onorevole Carlo Galli, quel seminario, con una relazione che invece, devo dire, così come molte altre che ho ascoltato, penso a quella di Massimo D'Antoni, penso a quella di Emiliano Brancaccio, a quella di Sergio Cesarato, come sono dovuto andare, la relazione di Carlo Galli aveva degli spunti veramente molto interessanti, nel tentativo, secondo me, riuscito di fare quello che mi sembra di capire che dovremmo fare qui, cioè allargare gli orizzonti. E
anche la relazione dell'onorevole Galli partiva a una cosa però che deve fare, deve dare un calcio nello stinco 3 minuti prima che io debba, secondo lei, smettere di parlare, poi negoziamo. La relazione dell'onorevole Galli partiva da un appello esattamente identico con quello con il quale sono stati aperti i lavori oggi, cioè la necessità di, come dire, riconoscere il primato e l'esigenza di riportare nel dibattito la cultura. Questo in Italia è un problema piuttosto serio, perché anticipo una cosa che volevo dire dopo, ma Paolo mi è sembrato molto preoccupato della subalternità dell'Italia rispetto al disegno atlantico, rispetto al disegno statunitense. Subalternità politica, subalternità militare, effettivamente possiamo renderci conto che in Italia ci sono delle basi militari statunitensi, ma negli Stati Uniti non ci sono delle basi militari americane. Certe volte le cose più evidenti sono quelle sulle quali non si riflette. Però quella che è veramente preoccupante, e ve la dico visto che da oggi sono un intellettuale d'area di sinistra pure io, ve lo dico in una prospettiva progressista, diciamo così, quello che è veramente preoccupante è che è il vero ostacolo alla nostra emancipazione è la nostra subalternità culturale agli Stati Uniti. E quello che ha legato i tanti amici che sono qui e che mi hanno aiutato a portare la croce in questi 4 anni al mio progetto è stata l'adesione alla dimensione culturale che ho cercato di dare all'analisi dei problemi economici. Se non ci fosse stata questa dimensione, il mio blog sarebbe stato un blog come tanti altri, noioso, che diceva la cosa giusta in modo assolutamente inutile, non avrebbe risposto all'adesione emotiva, all'adesione culturale, all'adesione profonda di molti lettori. E i miei libri non sarebbero lì. Ma il punto qui è un altro, più sottile. Potrei partire da un'osservazione che è stata fatta, quella che poneva in contrapposizione il mercato con l'individuo, diciamo gli intellettuali soltanto. È l'ora dell'aperitivo, possiamo farlo. Allora, vi porto nel mio bar. Dunque, nel mio bar, che è quello di un insegnante di politica economica, in realtà una contrapposizione, come è stata proposta inizialmente, fra mercato, istruttore di senso e di valori, e individuo, portatore di senso e di valori, non esiste nel bar della politica economica. Mi spiego. A parte il fatto che possiamo constatare uscendo da qui che vediamo tanti individui portatori di non senso e di non valori, dobbiamo dircelo, e noi siamo, diciamo così, abbiamo fatto le scuole, Leopardi ci ha insegnato che la natura è matrigna, quindi la riflessione sulla democrazia la dobbiamo fare con molta calma e con molta attenzione rispetto al dato biologico. Però insomma, il mercato in politica economica in realtà è un meccanismo di coordinamento dell'azione individuale, cioè quello che si contrappone nella storia del pensiero europeo fondamentalmente dal XVIII, anche il XVII secolo in poi, è il tentativo, poi alla fine riuscito, di sovvertire un ordine feudale con una sua, diciamo, struttura gerarchica che vedeva al vertice, diciamo, Dio, poi il Papa, l'imperatore e sotto tutti gli altri. Qua so che ci sono dei nostalgici di questa struttura e forse rischiamo di diventarlo un po' tutti se il modello alternativo va avanti così. Comunque, sovvertire questo strumento, diciamo, questa concezione gerarchica della società con una concezione più liberale, decentrata, dove l'individuo decide, e ci deve essere però un meccanismo di coordinamento. Il mercato è un meccanismo di coordinamento, fondamentalmente un meccanismo di coordinamento che si basa nella visione più estrema su un unico tipo di segnale, il prezzo. Il prezzo incorpora tutte le informazioni delle quali l'individuo ha bisogno per prendere le sue decisioni, che peraltro a noi maschietti non spiega perché quando andiamo a fare shopping con le nostre compagne perdiamo così tanto tempo. Evidentemente ci sono anche altri segnali, dei metasegnali che ci sfuggono, e naturalmente anche noi quando ci dedichiamo ai nostri occhi
mediato da un sistema di diffusione delle informazioni che è il prezzo. E il problema è che questo meccanismo decisionale decentrato fallisce, cioè la cosiddetta mano invisibile di Smith, ovvero l'idea inizialmente espressa in modo informale e metaforico, che secondo cui chi persegue il proprio interesse immediato e circoscritto valorizza le risorse che sono nel suo intorno, nel suo ambito di azione esistenziale, e così facendo migliora la vita di tutti, incontra tutta una serie di paradossi logici e anche di paradossi pratici. Il paradosso pratico lo abbiamo visto: se noi usciamo dalla retorica del racconto della crisi che ci viene fatto dai media, dovremmo riconoscere che la crisi nella quale siamo è una crisi di fallimento del mercato privato del credito, dove una serie di operatori privati hanno individualmente e in modo non coordinato deciso di prestare soldi a chi non se lo meritava, fino a che no, non sono venuti al pettine. È una novità? No. Due conferenze annuali della mia associazione fa feci vedere che il codice di Hammurabi regola il default, il che significa che è una cosa che esiste da 4.000 anni. Sarei quindi anche un pochino attento, proprio per una mia filosofia della storia, io non sono un filosofo, quindi non vi voglio parlare di filosofia, aspetto le vostre domande a base di non sono un economista, ma ovviamente questo fa parte della liturgia, della messa liturgia del dibattito, io non sono un filosofo, quindi non mi arrischio, ma ho come la sensazione che siccome, diciamo così, le nostre anche si sono modificate da 4 milioni di anni, permettendoci di camminare a due zampe, quello che è successo negli ultimi 4.000 anni, sì, certo, possiamo analizzarlo anche con il microscopio, e allora sicuramente io sono molto diverso da mio padre, però il default c'era al tempo dei Bardi, c'era al tempo di Hammurabi, l'economia e la migrazione sono sempre state armi utilizzate dai governi più o meno consapevolmente, e fra l'altro l'idea che oggi le cose che si combattono con l'economia non ci deve far cadere, e in questo sono molto vicino a una riflessione che ha fatto Carlo Galli oggi, non ci deve far cadere in una pericolosa illusione, cioè quella che qui oggi le guerre non si combatteranno mai più con le armi. Questo lo dovete scrostare dalla testa, perché non è vero, e il rischio più grande che corriamo noi oggi è quello di essere coinvolti in un conflitto combattuto con le armi qui in questa sala, non perché io sia armato, ma perché la storia non finisce, e noi non abbiamo nessuna assicurazione del fatto che non si possa ripresentare un conflitto armato anche qui. Se le bombe atomiche fossero un'assicurazione sufficiente, credo che non basterebbero i conflitti che combattiamo in casa altrui, no? In tanti anni qualcuna ne sarebbe stata lanciata. Il meccanismo di coordinamento fallisce, allora quali sono le risposte quando il meccanismo di coordinamento del mercato fallisce? Le risposte le devono dare gli uomini, no? Naturalmente. Devono dare gli uomini perché? Perché il mercato, l'economia sono un dato umano. La povertà culturale e lo squallore anche umano di molti miei colleghi, quelli che per 4 anni, come notava Paolo, ci hanno sputato addosso, perché cioè, hanno sputato addosso a me perché mi vedevano, ma hanno sputato addosso anche a voi dandovi degli imbecilli in tutti i dibattiti, motivo per il quale io ho interrotto i rapporti con tantissimi di loro. La povertà e lo squallore umano culturale, lo squallore umano di queste persone si traduce da un punto di vista tecnico nel loro tentativo per accreditarsi scientificamente di trasformare quella che nella sua essenza è una scienza umana e quindi politica, cioè l'economia, in una scienza naturale. La trasformazione di una scienza umana in politica in una scienza naturale è il fondamento del principio del non c'è alternativa, perché è abbastanza evidente che, scusate, devo fare un esperimento di fisica, è caduto, non volevo che cadesse bagnando, è caduto perché non poteva cadere, non aveva alternativa al cadere, no? È un fatto fisico, cioè l'attrazione gravitazionale. D'accordo? Mentre in economia c'è sempre un'alternativa, in politica c'è sempre un'alternativa. Il modo per non farcela essere è convincere le persone, a renderle culturalmente subalterne, convincerle che in realtà la dimensione tecnica del dato economico impedisce
Stato, perché non siamo in una crisi di debito pubblico, ma in una crisi di finanza privata. Oggi lo dice anche il buon Giavazzi, si è preso per questo una badilata sui denti da parte mia sul Fatto Quotidiano, alla quale ha risposto: no, ma io l'avevo sempre detto e poi l'austerità è successo, guarda cosa è successo in Inghilterra. E io gli ho detto: beh, l'Inghilterra ha svalutato del 20%, il mondo ha riso, ma lui è ancora lì. Una risata non gli seppellirà, effettivamente in questo ragione il mio amico Alberto 49, forse ci vorrebbe qualche cosa di più di una risata. Vedi che ti tengo incontro, riconosco la rilevanza delle tue posizioni nel dibattito. Quindi il primo tema per cui noi dovremmo essere molto allarmati dal progetto europeo è che il progetto europeo si è preoccupato fin dall'inizio di disciplinare l'istituzione che non ci ha messo in crisi, e lo ha fatto con un chiaro intento politico, quello di smantellare lo Stato sociale, di smantellare quindi pensioni, istruzioni, sanità, tutto quello che il welfare. Intento dichiarato, intendo che chi avrà la bontà, la pazienza di leggere il libro e seguirmi sul blog potrà tranquillamente vedere essere un intento che è stato fin dall'inizio dichiarato, analizzato dalla letteratura scientifica, ci è stato sparato in faccia dalle colonne del Corriere della Sera, perfino da artefici del calibro di Paolo Schioppo di Monti. Quindi noi ce lo siamo lasciati fare e loro ci hanno detto cosa volevano fare: volevano distruggere lo Stato. Il secondo aspetto che dovrebbe metterci in allarme in questo approccio basato sulle regole è che queste va capita una cosa che mi sembra che i politici non capiscano. Io mi sento continuamente fare il sincero di politica, forse sono un economista, che ne sa di politica, la politica è una cosa diversa, e intanto però qua ci sono più persone che hanno un medio raduno politico di oggi, quando poi politici, e lo dico ai soci della mia associazione che sono qua dentro, vengono ai nostri convegni e si stupiscono della quantità e della qualità delle persone che incontrano. Quindi io non sono un politico, quindi vi dico una banalità: questo feticismo delle regole da parte in particolare della sinistra italiana, che quindi dovrebbe provenire da una tradizione marxista e capire che esistono i rapporti di forze, è totalmente assurdo da tutto il profilo culturale. Chi viene da un'estrazione di sinistra dovrebbe capire che le regole riflettono i rapporti di forza esistenti, e noi siamo entrati in Europa già essendo in una posizione che percepivamo come economicamente subalterna, che non lo era fino a quel punto, ma lì ha giocato la nostra subalternità culturale, e quindi abbiamo accettato per subalternità prima culturale, autopercepita per autodenigrazione, e poi per una effettiva, oggettiva subalternità geopolitica, di farci imporre delle regole che non danno ai nostri interessi. Quindi, ricapitolo, tre punti dell'euro, chiamiamolo euro, chiamatelo come vi pare, ma il problema è più ampio, e questo non è benaltrismo, è semplicemente inquadramento di un problema nei suoi termini. L'Europa non funziona perché nasce per disciplinare un soggetto che non causa problemi, almeno non dell'ordine di grandezza di quelli causati dal meccanismo di coordinamento di mercato che regolarmente fallisce. L'approccio basato sulle regole non funziona perché vuole disciplinare il soggetto che causa meno problemi, e lo fa in un modo subalterno rispetto agli interessi del paese più forte. Tutto il progetto culturale europeo è il momento più abietto di subalternità del nostro lembo di terra emersa rispetto agli Stati Uniti, ma ci viene venduto come se fosse il momento più alto di realizzazione della nostra identità europea, senza considerare un dato banale, cioè che questa identità europea non c'è, o meglio, c'è perché se la può permettere. Per me, io parlo inglese, francese, tedesco e anche un po' italiano, come avrete notato, cosa non usuale, sono 3 o 4 strumenti, giro per il mondo, mangio quello che mi mettono davanti, mi vedete qui, voglio fare l'antipatico, però in privato sono simpatico, sorrido a tutti, tutti mi sorridono, posso girare il mondo, diciamo, sopravvivo, sono cosmopolita, ma me lo posso permettere, mi sono fatto mantenere fino a 30 anni per poter studiare, ho studiato e adesso posso permettermi di essere cosmopolita. Chi vuole l'identità europea vuole un mondo in cui le persone sono come
in re ipsa, in meno tutelati, in meno attrezzati culturalmente, perché meno attrezzati socialmente, perché meno attrezzati in generale. Quindi è un progetto intrinsecamente classista, intrinsecamente elitario, intrinsecamente quindi autoritario. Perché un progetto intrinsecamente classista, cioè un progetto dove solo il migliore sopravvive, poi diventa un progetto autoritario? Beh, perché il peggiore, secondo qualsiasi metrica si voglia definire la sua peggiorità, il peggiore, essendo che natura matrigna appartiene ad una maggioranza, siamo nel matrigna la natura, nel matrigna la metrica, che il forte sceglie per dire al peggiore tu sei peggiore, e a quel punto però, dato che nell'insieme dei peggiori ci sono tante persone, dopo devi tenerle buone, e quindi un progetto intrinsecamente classista ed elitario deve diventare autoritario, e sta diventando autoritario, che voi lo vediate o no. E quindi, come dire, se poi uno vuole parlare di economia, per l'economista alcune cose sono banali. La subalternità dell'Europa agli Stati Uniti espressa dal progetto europeo è, al di là del dato abbastanza banale, che insomma è filigrane l'intervento di Paolo, che dovremmo tutti ricordarci, cioè l'Europa ha perso la guerra, la seconda guerra mondiale, l'Europa continentale l'ha persa, se no non avremmo le basi altrui a casa nostra, no? Cioè è un dato banale. Poi separazioni, mica separazioni, gli alta, mica gli alta, Bretton Woods, Tiger Woods, come nell'ultimo post del blog, insomma si può parlare, parliamo di tutto, fate domande, rispondo, non mi interessa, però per cortesia rispondo. Ma il punto è, pensate alla politica monetaria della BCE, che ovviamente ha fallito, sta fallendo, no? Vedete, sta fallendo, anche lì per un problema culturale, e non si vuole ammettere che fondamentalmente, come i miei lettori sanno, una banca centrale non può fare nulla per governare l'inflazione. Questo poi, se volete parliamo, se volete ve lo spiego, ma siccome se possono spiegarlo facciamo prima, perché mi sto zitto. Come funziona la banca centrale europea? La banca centrale europea funziona nel modo seguente: si è dato un obiettivo di crescita fissa della massa monetaria al 4%, ce lo spiegò Viktor Rosenberg nel 1999, un primo speech nel quale parlò di come loro volevano fare la politica monetaria europea. Loro chi? Il direttivo della Banca Centrale Europea, cioè perché non è regolata dai trattati la politica monetaria europea, non deve avere questo obiettivo di riflessione al 2%, no. Voi lo sapete, è vero? L'obiettivo dell'inflazione al 2% non è scritto in nessun trattato europeo, lo sapete questo? Sì, no, no, forse dovreste saperlo, perché è centrale questa cosa. Perché che significa? Significa che chi vince e chi perde fra creditori e debitori in Europa lo ha deciso un pugno di 6 burocrati non eletti, perché l'inflazione fa vincere il debitore e fa perdere il creditore. E voi ancora volete parlarmi di professore che ne pensa dell'euro, professore che ne pensa dell'inflazione, professore. Allora ve lo meditate, se non capite che il problema è quello di un enorme, gigantesco, colossale e sfacciato nella sua totale visibilità vulnus alla democrazia, con l'aggravante, che è solo per intenditori, ma qui ce ne sono, perché qualcuno che ha fatto l'università c'è, con l'aggravante che questo vulnus alla democrazia si presenta a stelle e strisce, perché la regola del tasso di crescita fisso dell'offerta di moneta, la regola dell'inflazione è tutta paccottiglia americana, Milton Friedman, anni 80, tutta roba che noi abbiamo preso per subalternità culturale rispetto al modello economico, di economia come scienza esatta e guidata quindi da regole che hanno lo status di regole naturali incontrovertibili, il modello culturale statunitense. E noi non riusciamo a scostare questo dato dalla testa di chi in realtà dovrebbe tutelare gli interessi di chi è oppresso da questo progetto. Cioè noi abbiamo una sinistra che è
feticista rispetto al mito della banca centrale indipendente che fa crescere la moneta del K% l'anno, abbiamo una sinistra che è culturalmente pinochettiana, malgré sua, senza saperlo, e poi si stupisce del fatto che, ops, purtroppissimo, Renzi taglia le pensioni perché è cattivo, purtroppissimo tagliamo gli stipendi all'Electrolux, purtroppissimo licenziamo qua, licenziamo là. Ma ragazzi, l'economia non è una scienza esatta, appunto, ma scelte politiche tutelano interessi precisi. E le scelte che sono intrinseche nel meccanismo di regolamento dell'economia europea attraverso regole dettate da quei rapporti di forza, subalterne rispetto a certi modelli culturali, le scelte sono chiare e vanno nell'interesse di tutelare un'elite a danno di una maggioranza. E infatti che succede? Aumenta la disuguaglianza del reddito, quindi aumenta il debito, quindi. E allora, che cosa volete che vi dica? Certo che l'euro ha un ruolo geopolitico, quando sento parlare di geopolitica porto sempre la mano alla fondina, devo dire, questo però non lo faccio perché, diciamo, non qui, non ora, non te la prendere Paolo, perché non è un attacco personale, sai benissimo che apprezzo tantissimo quello che fai, tant'è vero che appunto l'intervento di Paolo è pubblicato come working paper nella collana di working paper di Asimmetrie, però tu concorderai con me che spesso nel dibattito italiano, così come l'europeismo è l'ultimo rifugio delle canaglie e la geopolitica è l'ultimo rifugio dei dilettanti, perché soprattutto a sinistra quando mi dicono no perché ben altro, capito? Ma tu sei marxista, che ha fatto Marx? Marx ha detto che l'economia conta. Poi se non sai contare è un problema tuo, ci stanno, vai dal logopedista, ti insegna le tabelline. Però, come dire, non mi puoi continuare a dire che 2 più 2 fa 5, non mi puoi continuare a dire che un progetto di deflazione salariale e di promozione della disuguaglianza è di sinistra, non mi puoi continuare a dire che una democrazia nella quale non esiste più rappresentanza per chi oppone i propri interessi a questo progetto è una democrazia. Poi, sapete, io più di Paolo, visto che ho competenze tecnico-economiche, in questo senso potrei tranquillamente passare dal lato oscuro della forza e mettermi a fare bocconiano, insomma, pubblicazioni per farlo, ce l'ho. Però sinceramente a me dà un po' fastidio da italiano dovermi arrendere in questo modo. E voglio fare solo due osservazioni lampo per terminare, anche per venire un po' incontro al proprio moderatore, al quale ho dato tanti dispiaceri e che voleva che parlasse delle cose che non mi interessano. Io ho due motivazioni del perché queste cose non mi interessano. Motivazione numero uno: Europa ed euro come momento alto di resistenza al grande capitale. La teoria del grande pennello, no? Per opporsi a un grande capitale ci vuole un grande Stato. È una scemenza. Stato europeo è guidato da istituzioni che imitano le istituzioni di una democrazia costituzionale, ma in realtà realizzano una concentrazione di poteri che non si è mai vista, insomma, perché pensate che la commissione che teoricamente è l'esecutivo ha e comunque condiziona fortissimamente il potere di iniziativa e di produzione legislativa. Già questo vi fa capire che i due poteri sono finiti in uno, quindi Montesquieu ovviamente in sepulcro rotareto. Ma soprattutto è del tutto evidente e il lo rende palesemente, diciamo, evidente nella sua forma più sfacciata, che non è assolutamente vero che una grande Europa ci tutela dal grande capitale. La commissaria europea incaricata di negoziare il TTIP l'ha detto apertis verbis, il mio mandato non viene dal popolo europeo. Ergo, questo poi lo potete cancellare, faccio come cazzo mi pare e rispondo solo alle lobby che mi hanno messo qui. Scusate se ho detto. Ma se c'è qualche anima bella progressista in sala, sarà scioccata. E a me dispiace. Anche perché, diciamo, le anime belle non dicono le parolacce, ma come io
ormai cominciamo a vederlo, la verità di questa frase che sono più a me stesso, perché sapete che è un processo creativo, è un processo un po' di trance, no? Quindi uno molto spesso non mi rendo conto di quello che dico anche adesso, non ci fate caso, qui comunque non c'è bocca mappa, non sarà l'alcol che mi spinge a dire delle cose non condivisibili. Togliamoci anche di mezzo un'altra idea che rientra sempre nella meta categoria del grande pennello, l'idea che una grande unione politica, no, ci renda più autorevoli nel grande mondo globalizzato. Questa per esempio è un'idea di una povertà e di uno squallore culturale abominevole, perché manca sia di profondità storica che di attenzione al presente. Profondità storica perché è diventato proverbiale tra i miei lettori l'espressione oggi c'è la Cina, no? Perché la Cina c'è sempre stata, visto tante volte che sono... Il mondo è sempre stato in qualche modo globalizzato, oggi di più, certo, naturalmente si sono molto abbattuti i costi di trasporto e i costi di trasmissione delle informazioni, ma proprio questo rende molto più efficienti strutture decisionali di tipo decentrato e rende molto più efficiente unità piccole e flessibili per reagire alle sfide del mondo. Oggi qualcuno paragonava il caso di Tsipras, che come i miei lettori sanno a noi non ha riservato alcuna sorpresa, al caso della Francia di Mitterrand, argomentando che anche lì c'era un problema di vincolo esterno all'inizio degli anni Ottanta. Se avete letto il libro di Connolly, The Rotten Heart of Europe, probabilmente avete visto, insomma, di questa... Vogliamo paragonare la Grecia all'Islanda? L'Islanda è un paese che, diciamo così, esporta merluzzo e licheni e importa tutto il resto. Quale paese più dipendente dal resto del mondo possiamo concepire? Ma si è tenuta la sua sovranità politica, ha fatto delle scelte dolorose, le ha potute condividere con i suoi cittadini in modo efficiente, perché era un paese piccolo e quindi era anche lì la democrazia diretta aveva un senso. Qui in Italia la democrazia diretta è l'ultimo rifugio dei cialtroni e vabbè, questo è un altro discorso del quale parliamo. Non abbiamo oggi migliore evidenza del fatto che essere piccoli ti aiuta a uscire dai guai. Vogliamo parlare del fatto che perfino Lesina riconosceva quando diceva che l'Unione Europea era un progetto antistorico e destinato al fallimento. Alberto Lesina, quello che dalle colonne del Corriere della Sera dice che vuole il sangue vostro e dei vostri primogeniti per difendere l'euro, quello lì nel 1997 diceva che l'euro era un progetto antistorico. Capite? Lo sapete questo? Lo sapevate? Lei lo sapeva? Chi mi segue lo sa, chi mi segue si addentra nella letteratura scientifica preso per mano da Virgilio, che in questo caso è di Firenze anziché essere di Mantova, insomma, lo porto nell'inferno del mio lavoro e gli faccio vedere come stanno le cose. Bene, Lesina, quando ragionava, perché non era pagato per non farlo, faceva notare un dato evidente: noi siamo usciti dalla seconda guerra mondiale con 70 stati sovrani, oggi ne abbiamo 200. Se il mondo della globalizzazione richiedesse di essere forti, questi 200 sarebbero morti tutti, ne sarebbero rimasti 40, 30, 2. Ma poi scusate, e qui è stato molto lucido Paolo. E anche oggi, perfino i piddini l'hanno capito. Che senso ha combattere il nazionalismo creando una mega nazione? Questo è un lato culturale. Io mi aspetto che una persona che è passata per il Rosa Rose, ma anche no, che ha fatto comunque, che ha un diploma secondario, superiore, lo capisca subito. Non si può combattere il nazionalismo facendo una nazioncona. Questa è un'intuizione talmente evidente, talmente primordiale, direbbe un francese, cioè, loro dicono primordiali nel senso diverso, che io neanche pensavo, cioè poi leggendo i libri di scienziati politici vedi che è sviluppata, che c'è una letteratura, che... Dobbiamo semplicemente fare una cosa, spegnere la televisione, stare con i nostri cari, quindi evitare anche di stare troppo sul blog, lo dico perché sono vicino
al dolore di tante donne che qui mi hanno espresso il lutto dell'assenza dei loro compagni che passano le giornate a leggere le minchiate che scrivo, e pensare con la nostra testa perché basta, basta quella. Questa è cultura. Cultura non è erudizione. Può sposarsi molto bene con l'erudizione. Luciano Canfora ha fatto una introduzione molto erudita al nostro ultimo convegno, ma ha anche tracciato dei criteri di giudizio. La cultura è un sistema di valori. E il progetto europeo nasce di segno di un sistema di valori che non è il nostro, non è quello nel quale noi siamo cresciuti, e credo che non sia neanche quello che vogliamo lasciare ai nostri figli. Concludo con un'osservazione, ma potrei andare avanti per ore, lui non mi sta cacciando gli stinchi per cui non so da quanto parlo. Prego. Questa cosa mi preoccupa, non mi sento più le gambe. Questa cosa è preoccupante. Molte cose da dire, scusatemi.